Nell'ultima puntata del Grand Hotel Chiambretti, Rita Pavone è stata invitata dal conduttore Pierino Chiambretti a raccontare qualche aneddoto della sua lunghissima carriera, iniziata in giovanissima età e non ancora conclusasi. Rita Pavone, con quella energia che l'ha sempre contraddistinta, ha intonato Pappa al pomodoro, ha anche ricordato la sua infanzia con il papà che lavorava in Fiat e la mamma che le faceva mangiare sempre la polenta, ma ha anche svelato un segreto del suo passato che le ha cambiato completamente la vita. Ebbene, anche chi conosce da tempo Rita Pavone forse non sa che il 24 dicembre del 2013 la cantante ha ricevuto una chiamata molto speciale. Ha ricevuto una telefonata da Papa Francesco, ha confessato la Pavone, molto commossa, e sono scoppiata in lacrime. Per un attimo, ha ricordato, ho pensato che fosse uno scherzo della zanzara, ma quando ho capito che era realmente lui, ho iniziato a piangere per il pensiero che sapesse chi ero. Negli anni 60, ha aggiunto Rita, ero molto popolare in Argentina, ma mai pensavo avrebbe potuto telefonarmi, è stato il più bel regalo che potessi ricevere.